vogliamo chiudere una stagione che non è stata positiva di frammentazione della programmazione europea, ma invece in sintonia con quanto l'Europa chiede uno sforzo per la costruzione di un nuovo modello economico. Abbiamo annunciato che stiamo continuando l'impegno affinché tutti i fondi della vecchia programmazione anche nel Lazio vengano spesi, tema come sapete sulla quale la Commissione per l'Italia è molto attenta, e anche su questo confermo che stiamo recuperando. Tra le scelte più importanti, aver destinato 15 milioni di euro della vecchia programmazione già per l'agenda digitale, che significa banda larghissima in tutti i comuni del Lazio. Nella nuova programmazione i fondi sono oltre 130 milioni, noi anche dalla vecchia programmazione abbiamo anticipato 15 milioni di euro. E poi è stata l'occasione anche per ribadire quanto ho detto questa mattina nel seminario sulla coesione, in qualità in questo caso di relatore del parere della conferenza delle regioni sul piano di coesione. Noi ci auguriamo che qualcosa cambi, noi regioni dobbiamo essere più serie, più rigorose, più trasparenti, ma anche l'Europa in questo dovrà cambiare. Cambiare vuol dire ad esempio dare un ruolo alla BEI più incisivo o riprendere la discussione su quella che io ritengo sarebbe una grande svolta, e cioè tirare fuori dai vincoli di patto la quota di cofinanziamento sulla programmazione europea. Questo darebbe immediatamente una spinta alla buona spesa o alla spesa di cui c'è un grande bisogno.